attimo, se vuoi comincio facendo così. Marco e Carracci salgono veloci sulla punta di servizio e sirene spiegate vanno a cercare il fuggitivo. Lungo la via Marconi vedono a metà un assembramento, scorgono le colleghe appiedate e le raggiungono in pochi istanti. Dove è andato? Chiede Marco scendendo dall'auto, seguito dal collega subito dopo. La collega, paonazza, con il fiatone, indica una stradina che si perde nei vicoli dietro via Marconi. Alfa 11 a centrale, il fuggitivo si è diretto verso via Polese, continuiamo a cercarlo. Intanto l'adrenalina sale, il sangue scorre, Marco si infila i guanti e corre verso il vicolo. Persone intorno a lui indicano il cammino, urlano cose. È andato di là, ha un coltello. Marco non vede nessuno, corre, sente la paura, la necessità di prendere questo stronzo. Sente che adesso tocca a lui e al collega, che non possono scappare, sono nella situazione e non sanno ancora cosa troveranno. È entrato nel mio portone, gli urla un uomo anziano, eccitato e spaventato. Tutti danno per scontato che adesso tocca a te. Ma io non ero il vigile, quello che faceva le multe e aiutava gli anziani ad attraversare la strada. Che cosa volete da me ora? Così pensa Marco e guarda per un attimo Carracci, si fida del suo collega. È giovane e forte, sa che gli coprirà le spalle, ma non sa ancora da che cosa. Nell'atrio tracce di sangue. Marco pensa subito all'AIDS, all'epatite, al fatto che lo pagano troppo poco per rischiare tanto. Sale le scale, sente sopra di lui urla, rumore di piedi che salgono, gradino sopra gradino, verso l'inevitabile fine della corsa. Marco arriva con il fiatone al penultimo piano ed estrae l'arma dalla fondina. Non mette il compiccanna. Spera che basti mostrarlo alla persona per dissuaderlo da qualsiasi colpo di testa. Sale piano gli ultimi scalini e sente il respiro pesante di Carracci dietro di lui, che in mano ha la paletta di segnalazione che brandisce come uno sfollagente. Il fuggitivo è ferito, ha graffi profondi sulle braccia nude, è caduto durante la fuga e perde sangue da diversi tagli che si è procurato. Siamo arrivati, dice Marco con tono fermo e tranquillo. Adesso fai il bravo e vieni con noi, così ti curano e poi ci racconti che cosa è accaduto. No, io non mi muovo da qua e se ti avvicini ti taglio la gola, vigile di merda. E non credere di farmi paura con quella pistola, tanto lo so che non spari. Tu sei molto sicuro di te? Ma adesso cosa pensi di fare? Vuoi ferire me e il mio collega e poi credi di riuscire a scappare? Sotto stanno arrivando quelli della Polizia di Stato e ti assicuro che loro saranno meno carini di noi. La distanza fra le persone è relativa, 2 metri. Marco non pensa, guarda negli occhi il tossico, vede orbite nere, senza espressione, la disperazione di chi ha poco da perdere. Sta pensando il tossico, segue percorsi interiori imperscrutabili, fa valutazioni che Marco non può nemmeno cercare di intuire. Poi ad un tratto si siede, continuando a tenere un coltello da cucina in mano. «Come ti chiami?» chiede Marco. «Mi chiamo Atos e non cercare di fare l'amico, anche tu mi vuoi fregare», risponde il tossico. «Hai pochi secondi per decidere cosa fare, poi noi ti veniamo a prendere. Lascia cadere il coltello e ti prometto di comportarmi correttamente». Atos è stanco, ha corso sulle gambe magre, trascinando un corpo tutta ossa per rubare pochi spiccioli ad un'anziana. È un morto che cammina, ma Marco deve farlo desistere, è il suo unico obiettivo adesso. «Prometti di non picchiarmi?» chiede Atos. «Parola di vigile, vero collega che ci si può fidare di me?» «Come del nostro presidente del consiglio», risponde Carracci, e Marco con grande fatica riesce a non ridere in faccia al tossico. Atos fa cadere un coltello da cucina spuntato e sudicio e si lascia andare ad un pianto incontrollabile. I due agenti gli saltano addosso e dopo averlo steso a pancia in giù gli mettono le manette. Atos li lascia fare, conosce già la scena, deve averla vissuta tante volte ormai. Questo è l'ennesimo corollario del suo personale inferno quotidiano. Marco suda e sbuffa insieme a Carracci mentre portano Atos fuori dal condominio. Fuori c'è una piccola folla di curiosi che li guarda passare e commenta rumorosamente. Adesso l'adrenalina può scemare, il sangue tornare a scorrere i suoi corsi regolari e Marco pensa che questa sarà una giornata lunga e finirà notte fonda.
Domani è domenica, se riesco ad arrivare a casa mi barrico dentro. Sono le 9.30 di sabato mattina, si sentono le sirene sempre più vicine. Ci sono molti difetti in questo libro, tipici di uno scrittore esordiente. Però c'è sicuramente la passione e in questa scena ho rivissuto e sento tutte le volte che la leggo, che qualcuno la legge, una parte del mio quotidiano. E quelle cose che descrivo, io so che i colleghi che sono qui le vivono tutti i giorni direttamente sulla propria pelle, per cui sicuramente sono contento di averla scritta. Sulla nostra pelle, anche nella quotidianità, porta a delle contrapposizioni ideologiche, manicheismo, noi siamo i buoni, gli altri sono i cattivi, noi siamo bravi, gli altri fanno schifo, eccetera. Ma invece dobbiamo ricordare che sono persone innanzitutto. E allora adesso andiamo a conoscere magari delle persone che sono schierate su fronti diversi e vediamo che succede qualche sorpresa. Cominciamo per esempio a vedere un po' questo gran nemico che abbiamo già visto prima passeggiare in piazzola. Chi è Ahriman? Automaticamente cominciano a scorrergli davanti agli occhi le informazioni studiate su Bologna, sull'Emilia, il film 900 di Bertolucci, 6 ore di storia ed Emilia. Bel film, violento, intenso, tutto pervaso di una sana sensualità contadina, con donne e uomini legati alla terra, al sangue. Un film interessante per capire che gli italiani sono tutti diversi. Non c'è uomo più duro del bolognese, scrisse Hemingway. Si riferiva forse ai partigiani, che erano crudeli, spietati, come i terroristi islamici, non facevano prigionieri. Dietro alle loro esecuzioni emergevano storie personali, vendette, faide e altre allegrezze e allegre nefandezze. La storia di questa regione, di questi paesi, dà i brividi. Ad Ahriman piace. Dopo la guerra, dopo la liberazione, le cose sono cambiate. Questa regione è diventata una delle più ricche d'Italia. Sono nati i servizi sociali, la realizzazione del sogno comunista nell'avamposto americano in Europa. Anche qui ho cercato di descrivere quello che potrebbe pensare una persona di cultura come il personaggio del libro di fronte alla nostra cultura, di fronte alla nostra storia e alla nostra città. Io voglio sempre sottolineare, cerco sempre di sottolineare che qualsiasi cosa scrivo, cerco sempre di non scrivere tutto quello che io penso di una cosa, di stare un po' al di sopra delle parti, perché, come poi diceva Calvino nel saggio del quale abbiamo citato un pezzo, per me l'importante è descrivere i personaggi e raccontare delle storie credibili. Ecco. Biagi è una strana persona, sembra che la vita non ce la possa fare a piegarlo definitivamente. Entra ed esce dai disastri, ma trova ancora il tempo di giocare. Trascorrere un pomeriggio con lui è sicuramente divertente. Alle 14.30 i due colleghi stanno passeggiando per via Zamponi, con passo lento e occhi attenti. Guai a pensare a loro solo come a due vigili annoiati. Biagi, come un ragno in attesa, sta già cercando le sue prede. È un estimatore dei regolamenti comunali. Marco si chiede se questa sua dedizione al controllo del rispetto delle regole non sia legato alla sua storia personale. È stato tanto umiliato da sua moglie, dagli avvocati, dalla famiglia, dal giudice che gli ha tolto la figlia e la casa, ora il rispetto che nessuno gli ha riconosciuto lo pretende dai cittadini. Ce n'è per tutti. Studenti che attaccano volantini sui muri, 50 euro di sanzione. Pensionati che fanno defecare i propri cani sotto i portici, 34 euro. Pancabestie che passeggiano con i cani liberi, 100 euro. Biciclette sotto i portici, 38 euro. A lui non sfugge nessuno e Marco gli copre le spalle, temendo sempre la rissa, ma la rissa non arriva mai. Biagi è rigoroso, spietato, preciso, bastardo. Non induce mai a lezioni di morale, ascolta il cittadino che lo offende, insulta l'autorità, il sindaco, la giunta, ascolta pazientemente le richieste di clemenza. Sopporta il cittadino che gli urla cosa dovrebbe fare il vigile, occuparsi di ben altri crimini e di ben altri problemi. Lui rimane impassibile, scrive, serio, compunto, inesorabile, tanto odiabile dal cittadino quanto irresistibile per Marco, che dentro se la ride della sua assoluta dedizione al lavoro.
Che ci dici? Massimo, che ci dici? È vero, è chiaro che questa è una macchietta dedicata a me stesso, però al di là del fatto che non è mai tutto così. Però sì, volevo, più che altro volevo descrivere un personaggio che, come tutti i mestieri, anche in quello che facevo prima, l'educatore, l'ho fatto per 17 anni, mica un giorno, come tutti i mestieri uno comunque si crea una nomea. E io mi sono creato una nomea immeritata, secondo me, nel tempo, di essere rigoroso sui regolamenti comunali, di essere sulle biciclette, su queste cose. E allora volevo scrivere questo, ecco, volevo scrivere questa cosa per i colleghi che appunto scherzosamente mi prendono in giro su, questa, su questo mio aspetto, però in realtà, come tutte le cose belle, finiscono, e magari la passione che avevo inizialmente, i primi anni, adesso non è più così, non sono più così rigoroso. I cittadini penso che ne siano tutti molto contenti. Però ecco, era un personaggio che volevo inserire, perché come Biagi in realtà ci sono tanti colleghi che nei quartieri, in ogni posto di Bologna, lavorano tutti i giorni, scrupolosamente, fanno il loro lavoro nell'assoluto anonimato, prendendosi un sacco di offese dai cittadini. E quindi questo è un omaggio anche a questi colleghi.